Ma quanto sono attrezzato? Oggi inizia l'avventura a Lisbona. Per l'occasione, su richiesta di molti, mi sono anche accorciato la barba, così da non sembrare un terrorista e superare i controlli in aeroporto. Una settimana a Lisbona. Siete carichi? Perché io sì. Zaini fatti, andiamo. Sono come al solito un po' troppo carico di roba, ma soprattutto suderò tantissimo tra questi due zaini, tipo qua meno. Però non caricando nessun bagaglio in stiva, ma facendo solo bagaglio a mano, è la soluzione più comoda. Ho appena chiamato un taxi per arrivare in aeroporto, lo sto aspettando ed è sempre un incubo. Sarà che più passa il tempo meno la gente usa il taxi, però ci ho messo 30 minuti per trovarne uno ed è una delle volte ultimamente in cui ci ho messo meno. Terribile. Ho perso un treno una volta perché non trovavo il taxi. E secondo le mie stime il nostro taxi è quello lì. Ciao. E ban quanta gente. La cosa positiva è che sono arrivato forse addirittura in orario. In realtà pensavo peggio. Si scorre abbastanza veloce. Controlli passati. Sempre un po' una palla. Mi sa che il nostro gate è proprio questo qua. Manca ancora un po' di tempo all'imbarco, per cui vado a cercare da sedere e magari anche da mangiare qualcosa, ma soprattutto da sedere. Che sta roba pesa un quintale ed è tutta sulle mie fragili spalle. Ah, bordo piste. La cosa, diciamo, particolare di questo viaggio, particolare almeno per me, magari per voi è una cosa normale, ma per me assolutamente no, è la prima volta che lo faccio, è che come vedete sono da solo. Non sarò tutto il tempo da solo perché a Lisbona verrò ospitato dalla mia amica che lavora lì, quella che non si fa inquadrare, e penso che anche a sto giro non si farà inquadrare. Quindi magari non esiste ed è nella mia testa, me lo chiedo spesso. Però lei appunto lavora, quindi a parte magari un giorno libero che riuscirà a prendersi, il resto delle giornate della settimana, che poi non sono proprio 7 giorni, sono un pelo meno, vagherò per Lisbona da solo. E sarà strano, sarà particolare appunto, ma che poi in realtà io non sono mai da solo perché ho voi con me. Farò un sacco di vlog, filmerò tantissimo perché sarete l'unica cosa con cui potrò parlare. Ho fame. Quanto è quotato che io sopravviva? Non ci scommetterei mai. Mi ci vedete a vagare per una città a me sconosciuta da solo? No, e appunto, sono fottuto. Aiuto. Sono arrivato decisamente troppo presto e devo aspettare secoli e secoli. Beh, potrei mettermi a guardare la TV nell'attesa. Mi toccherà giocare. Ed io che volevo fare il nerd. E comunque all'aeroporto di Bologna ci sono le Lamborghini che girano per le piste. Quello che sto per fare, ragazzi, è prettamente turismo culinario. Io voglio andare a Lisbona solo per mangiare i pastéis. Voglio sfondarmi tutti i giorni, voglio provarli tutti. Pastéis. Quanto sono belli, quanto sono buoni. Mi prendo un caffè per ammazzare il tempo. Cambio spot di seduta, mi siedo qua che mi sembra più cosy. Mi sono comprato il pranzo. Cacchio, ho atteso troppo e mo c'è una gran fila. Sono un pirla. Ecco il mio aereo. È proprio lui. Purtroppo ci imbarcano le valigie, quindi dopo dovremo aspettarle in aeroporto. Ciao zaino. Ci sta di brutto se lo perdono e sto senza vestiti una settimana. Sarebbe una gran figata. Ce ne preoccuperemo una volta arrivati a Lisbona. Salve. Ciao. Siamo su. Dovrei essere da quelle parti. Voilà. On board. Arrivati! C'è un po' di vento, giusto un po'. Andiamo a cercare di recuperare il bagaglio. Odio mandarli in stiva, infatti cerco di non farlo, ma sono stato obbligato. Se me l'hanno perso, piano. Però sapete quante views se me l'hanno perso, cioè proprio... Altro che faccia gonfia. È molto più clickbait. Una settimana a Lisbona senza mai cambiarsi i vestiti. Una settimana a Lisbona nudo. Dove sto andando? 10. Spero di fare in fretta perché ho una gran pipì.
Eccoci da Bologna. Valigia, dove sei? Eccola! Ciao valigia, ti hanno bella schiacciata? L'hanno compressata. E ora verso l'uscita. C'è l'ingorgo. Sono abituato a viaggiare in Inghilterra e simili, che ci sono i controlli quando esci dei passaporti e dei documenti. Qui no, siamo usciti, possiamo già scappare dall'aeroporto. Ottimo, niente file. È una piccolezza ma mi ha reso parecchio felice, perché appunto ho la pipì. Questa è la fila per i taxi, per cui mi chiamo un Uber. Richiedi Uber X. José, vè che facciotto simpatico che ha. Io sono qui e lui è lì, sta arrivando. Ci siamo. Macchina elettrica non fa rumore. Sceso dall'Uber, non male. Il problema è che ci siamo già spoilerati in metà Lisbona facendo il giro in Uber. Ma vabbè, mi ha soltanto fatto salire un gran hype per vedere la città in realtà. Non ci ha rovinato la sorpresa, anzi, da quel che ho visto. Il mare! C'è il mare! La mia amica mi ha dato le indicazioni per arrivare a casa, fiondiamoci in metro. Mi perderò al 100%, o perderò le chiavi, o tutte e due le cose. Entriamo nell'oscurità. Socia belle. È da un'ora che sono sulle scale mobili, profondissime, sto scendendo tipo all'inferno. Se non ho completamente sbagliato, devo aspettare la metro qua. Ma come probabilmente avete notato, ormai, ho poca fiducia in me stesso, per cui potrei aver sbagliato. Spero sia lui. È la fermata che mi hanno detto, quindi la metro era quella giusta. Adesso devo trovare casa, perché le indicazioni da fuori la metro fino a casa mi sono state date in maniera un pochino nebulosa. Confidiamo nella sorte. Beh, la sorte finora ci ha portati fin qua, quindi stavo già scazzando la direzione dell'uscita. Emergiamo dagli inferi. Wow, gli alberi! Che belli gli alberi! No, ridendo e scherzando, è proprio un viale molto figo. Bene, e ora mi hanno detto di cercare Louis Vuitton. Lui! Lui! Niente, nessuna risposta. È di là. Scusi lei, mi sa dire dov'è lui? Sto cercando Louis Vuitton. Oddio, guardate cosa c'è. Laggiù, lontanissimo. Louis Vuitton, è lontanissimo però. Devo camminare un sacco. Quello zoom della telecamera è potentissimo, potentissimo. Andiamo. Guardate che figa la fascia muscolare della schiena di quest'uomo. Mi destabilizza il fatto che alle strisce pedonali non ci siano effettivamente le strisce. Lì c'è Louis Vuitton, quindi dovremmo essere vicini. Wow. Figata ste parti della città. È una città proprio un sacco marittima, tipo. Ed effettivamente lo è una città marittima. Sono arrivato e per festeggiare colleziono questo ascensore. Ascensore, casa di Lisbona, aggiunto alla lista. Non vedo l'ora di appoggiare sta roba perché mi si stanno spaccando le spalle. E anche le palle. Arrivato. Beh, che bella cucina, che muserò che c'è. È più carina sta casa, cavolo. Non so quale sia la mia stanza, me lo farò dire stasera. Non vorrei vedere la mia stanza che... Quanto è carina? È infinita, io non finisce più. Mi mette un sacco di pace. E come al solito quando uso gli zaini, c'ho la sudata a forma di zaino. Grande. Io dormo qua e guardate che lusso. Ho il condizionatore! Cioè, capite? Il condizionatore! Wow! Usciamo. Oh. Mi stavo scordando le chiavi. Andiamo a vedere la zona circostante. H, andiamo a perderci!